Buone feste a tutti. Alla fine, grazie alle mie meritate ferie dal lavoro, sono riuscito a fare una nuova griffata per Natale. Anche questa volta sono finito in un server creative protetto. Protetto con uno dei plugin più bastardi in circolazione che probabilmente molti di voi già conoscono. Plotme. Questo plugin, molto comune nei server creative, l'avevo già incontrato nell'ultima griffata che avevo mostrato nella missione 7, ed ero riuscito a combinarci ben poco contro, se non usando le tecniche anti-bootkit. Ma questa volta le cose andranno diversamente. In questo video mostrerò ancora una volta come anche la più potente delle protezioni è inutile se gli admin sono degli incapaci. Come potete vedere, sto evocando una marea di bitter boss senza alcun impedimento. E se guardate ancora meglio, vedrete che questi miei nuovi amichetti hanno fatto un bel po' di danni al bordo del mio lotto. Prima di addentrarmi nei dettagli tecnici della missione, vi mostro questa fantastica chicca. Guardate cosa dicono gli utenti dopo aver sentito il rumore provocato dall'evocazione dei miei bitter. Che cazzo è questo rumore? Dice Bosceni97. Leopets vi dice che non lo sa. Attenzione! Scena epica adesso. Dice di aver paura. Oh mio Dio, sto morendo dal ridere. E qui ho già capito di avere a che fare con degli stupidi. In questo server credo proprio che mi divertirò. Se fossi in voi non avrei paura, mi cagherei nelle mutande al pensiero di quello che accadrà tra poco. Ecco il primo obiettivo. Dopo questa introduzione, è d'obbligo ora spiegare il trucchetto che mi ha consentito di griffare questo server protetto fino al midollo. Come potete vedere, i bitter che ho evocato prima mi stanno inseguendo e ora vedrete cosa faranno a questa bella casetta. Ma voi vi chiederete? Com'è possibile? In modalità creativa non si è immuni agli attacchi dei mob. La risposta è, non sono in modalità creativa, ma survival. Quindi ora i miei cari bitter posso portarmeli in giro dove voglio facendomi attaccare. Per rendermi immune ai loro attacchi, prima di cambiare modalità di gioco, mi sono equipaggiato con un'armatura di diamante e con numerose mele d'oro potenziate. Ma come hai fatto a cambiare modalità di gioco? Beh, questo dovete chiederlo all'admin. Tale furbone ha concesso ai giocatori di poter fare questa azione con un comando. Non chiedete a me l'utilità di ciò perché la cosa sfugge alla mia umana comprensione. Tale mossa, che lui riteneva innocua, insieme al fatto che ha permesso ai player di evocare e evitarli si torcerà contro. Poi perché i temibili vitersi e i pacioccosi pupazzi di neve no lo sa solo il signore. Oltre a ciò, il nostro amico è riuscito a fare una terza cazzata che sarà quella che lo porterà alla rovina. Non solo ha permesso la creazione dei bitter liberamente, non solo ha permesso che qualunque cretino potesse portarseli in giro per il server, ma è stato talmente furbo da permettergli anche di danneggiare le costruzioni. Infatti i bitter possono distruggere i blocchi non solo coi proiettili esplosivi che lui ha disabilitato, ma anche andandoci contro. Quest'ultimo meccanismo ovviamente non l'ha bloccato. Complimenti admin. Sei idiota per aver permesso di creare i bitter, idiota al quadrato per aver permesso di portarli in giro, idiota al cubo per avergli permesso anche di fare danni, hai il premio di quest'anno garantito. Dopo un po' di vandalismo gratuito, decido quindi di metterlo alla prova provocando i giocatori, tanto, anche se avessero il bitdropper, questa griffata è talmente strana che non riusciranno mai a capire cos'è successo. In sostanza la risposta è, nessuno ha griffato. In questi lotti è impossibile. Sicuro sicuro Pluto. Ecco poco dopo un'altra scena epica. Avvicinandomi a questa casetta mi accorgo solo all'ultimo che il suo costruttore era all'interno. Tanto era il casino che stavano facendo i bitter che mi avrebbe scovato di sicuro anche se scappavo, quindi decido per un attacco diretto. Mi stanno seguendo. Aiuto. Viva l'ingegneria sociale. Risposta del proprietario. Corri via in un altro lotto. Mio Dio, sto morendo. Ci ha creduto. Qui sono piombato giù dalla sedia. Nel proseguire i vandalismi, la prima cosa che ho fatto è far mangiare ai bitter le regolette del cazzo di questo server. Guardate come sono famelici i miei cani a tre teste. Come dire. La paura, per i player, viene mangiando.
Ma forse l'obiettivo più goloso per i miei mastini è stato lo spago. Guardate come l'hanno ridotto a brandelli. Sempre dal punto di vista tecnico, ho scoperto che il modo migliore per grippare in questo modo coi beater è portarsene dietro due alla volta. Questo perché uno solo non fa danni a sufficienza, mentre più di due tendono a colpirsi a vicenda, ammazzandosi. Inoltre usando le mele d'oro i beater quando ti colpiscono recuperano energia da te, riparando i danni che si fanno a vicenda, specie quando si incastrano nei muri. In pratica tra me e i miei mastini si crea una sorta di simbiosi, loro assorbono la mia energia e in cambio mi aiutano a spaccare tutto. Molto poetico, vero? Bisogna fare solo attenzione, perché senza le mele d'oro questa simbiosi è, per così dire, letale. Per concludere degnamente la griffata, mi sono poi diretto di nuovo nel plot di Pluto. Ora, con me armato di beater, vedrà di persona cosa è successo prima alle sue costruzioni. Oddio, sto morendo. Sta chiedendo agli altri. Qualcuno sa perché le mie cose stanno sparendo? Cazzo, ma sei cieco? Ci sono due scherberi nel tuo lotto, non li vedi? Grazie al cavolo che nessuno mi ha beccato finora. Se la sorveglianza è questa. Vabbè, cercherò di essere più esplicito. Domande Pluto? No. Allora sarò ancora più esplicito. Di ciao al tubo, Pluto. Vediamo se il buon Viper Strike ha una buona frase per l'occasione. Questa sta a pennello. Pluto, il Griffing è morto. No. Ok, vedrò di convincerti del contrario. Osserva il tuo lotto sparire. Ora dirò in chat anche agli altri Griffer nel server di usare la tecnica dei beater, questo posto è spacciato. Non arriverà all'anno nuovo. Mi dispiace Pluto, puoi implorare quanto vuoi, ma per te il tuo server è finita. Osserva la distruzione che si consuma sotto i tuoi occhi. Ora non ci sono admin. Non puoi cacciarmi. E, dopo ore di griffate, i backup hanno ormai salvato tutti i danni causati dai beater. Dici tutto all'admin? Non scomodarti Pluto, ci penserò io a lasciargli un ricordino del mio passaggio. Ecco qua. Visto che questo schifo di server non ha nemmeno un forum dove fare un post provocatorio, sono tornato al mio lotto dove ho dato sfoggio alla mia parte artistica per creare una scultura che al meglio rappresentasse gli innumerevoli beater che vi hanno inculato a sangue il server. Era da tempo che non mi divertivo così tanto. Per concludere ringrazio il KFT Team per avermi suggerito di modificare la risoluzione dei video. Ora la grafica dovrebbe essere molto migliore. Ringrazio anche indirettamente Viper Strike e Kalashinox che mi hanno suggerito, coi loro video, di inserire la musica assieme ai commentari. I video ora dovrebbero essere più godibili. Ditemi cosa ne pensate e se preferite che continui a fare video così oppure col vecchio sistema dove musica e commentari si alternano. Se vi state chiedendo perché ho messo la skin del Joker, beh... Vi lascio la descrizione di Alfred, il maggiordomo di Batman, come indizio. Certi uomini non cercano qualcosa di logico, non si possono comprare né dominare, non ci si ragiona né ci si tratta. Certi uomini vogliono solo veder bruciare il mondo. Arrivederci alla prossima. No. Per Dio. No. Questo admin ha segatura al posto del cervello. Come cavolo è possibile che, nonostante un fallo gigante e uno spione che mi ha beccato, non sia ancora stato bannato? Io provo quasi pena. Comunque sono tornato alla texture pack di default perché il server ora è passato alla versione 1.4.6 e come vedete la vecchia mappa non esiste più. Godo come un porco. Comunque credo che la lezione non ti sia bastata, forse tornerò a trovarti in futuro, per ora mi sono preso un lotto vicino a questo schifo di spawn. Ti aspetto alla prossima e spero che tu abbia per quel tempo fissato il problema dei beater. Ancora buone feste a tutti. Ci si vede nei prossimi video.